Cari fratelli e sorelle, benvenuti alla 73esima settimana liturgica nazionale, benvenuti nella diocesi di Chiavari. L'evento che oggi ha inizio si colloca, come ben sapete, tra la fine della fase narrativa e l'inizio della fase sapienziale del cammino sinodale. Ebbene, nella sintesi nazionale della fase diocesana consegnata il 15 agosto del 2022 alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, così si legge al paragrafo 2.4 dedicato al celebrare. Pur nella diversità delle situazioni, il processo sinodale è stato segnato da una forte tensione spirituale. La parola di Dio è riconosciuta come chiave per tornare ad essere credibili ed è forte il desiderio di una sua conoscenza più approfondita attraverso modalità quali lezione divina, liturgia della parola, formazione biblica. Potendo essere guidate da diaconi, religiosi e laici, uomini e donne formati, permetterebbero di offrire più occasioni di incontro con la parola e di rispondere alla sete di vita nello spirito. La celebrazione eucaristica è e rimane fonte e culmine della vita cristiana e per la maggioranza delle persone è l'unico momento di partecipazione alla comunità. Tuttavia, si registrano una distanza tra la comunicazione della parola e la vita, una scarsa cura delle celebrazioni e un basso coinvolgimento emotivo ed esistenziale. Di fronte a liturgie smorte, continua il documento, o ridotte a spettacolo, si avverte l'esigenza di ridare alla liturgia sobrietà e decoro per riscoprirne tutta la bellezza e viverla come mistagogia, educazione all'incontro con il mistero della salvezza che tocca in profondità le nostre vite e come azione di tutto il popolo di Dio. In tal senso risulta urgente un aggiornamento del registro linguistico e gestuale. Da riscoprire è anche il valore della pietà popolare, spesso legata ai santuari e alla devozione mariana, che continua a dare i suoi frutti a favore della costruzione dell'identità cristiana e comunitaria, delle parrocchie e dei territori, e che, se rettamente vissuta, può essere occasione di annuncio e di proposta per i cosiddetti lontani, a condizione di un discernimento delle potenziali ambiguità e di uno sforzo per farne occasione di crescita di una coscienza civile, sensibile ai problemi sociali ed economici delle famiglie e dei poveri. Cari fratelli e sorelle, sono certo che le riflessioni che ci verranno offerte in questi giorni sapranno intercettare le problematiche emerse in occasione del primo step della fase narrativa del cammino sinodale, indicando percorsi capaci di aiutarci a riscoprire, custodire e vivere la verità e la forza della celebrazione cristiana. Grazie. Grazie Eccellenza, e nella cartella trovate anche un messaggio di benvenuto del Vescovo Giampio a tutti noi. E ora la parola al nostro Presidente, l'Arcivescovo Claudio Maniago. Solo brevemente, per anch'io darvi con semplicità un carissimo saluto dopo l'incontro e il momento che abbiamo celebrato insieme. Un saluto cordialissimo al fratello Vescovo Giampio che ci ha accolto nella sua diocesi con fraternità e aprendoci davvero
le braccia non soltanto sue ma della sua diocesi, con una squadra di persone che si sono messe al lavoro e che hanno reso possibile questa nostra celebrazione della 73esima settimana liturgica. Un saluto alle autorità che come al solito ci onorano della presenza e rendono anche, sottolineano quanto nella nostra settimana abbia una valenza che va anche ben oltre quella che può essere un'aula come quella in cui stiamo vivendo questa nostra settimana. E poi ecco, adesso voglio dare la parola a Don Mauro Di Benedetto, che è il nuovo segretario del CAL, per cui mi rivolgo ai soci, ma anche agli altri settimanalisti, magari qualcuno già esperto delle nostre settimane, perché è la prima settimana che lui guida come segretario, per cui vi invito, come al solito, con un piccolo applauso, a fargli incoraggiarlo. E gli consegno quello che in questa serata di apertura è forse il momento più importante, oltre alla prolusione, e qui mi dà l'occasione per salutare davvero il Vescovo Forte, il Vescovo Bruno, che come al solito è un grande amico delle nostre settimane, perché che ha sempre illuminato con il suo pensiero, con le sue riflessioni. Ma in questi saluti sicuramente quello culminante, che è quello che ci viene dal Santo Padre, che attraverso la Segreteria Generale, Segretario di Stato, anche quest'anno ha voluto farci avere la sua parola e la sua benedizione. Per noi è importante, perché il CAL cammina con un mandato preciso, che è stato ribadito dal Santo Padre Papa Francesco nell'ultima volta che ci siamo incontrati con lui. Quello di una missione che abbiamo, quello di portare in tutte le diocesi, possibilmente, il più possibile, questo impegno formativo, perché il bene, la ricchezza, il bello della liturgia possa davvero non solo risplendere, ma anche essere compreso e vissuto sempre meglio. Ecco, davvero accogliamo dalle parole, dal messaggio che adesso ci leggerà Don Mauro, anche la vicinanza che al tempo stesso diventa per noi stimolo ed esortazione. Siamo in piedi. Però ci mettiamo in piedi. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro Squillace, Presidente del Centro Azione Liturgica. Dal Vaticano, 21 agosto 2023. Eccellenza Reverendissima, con l'approssimarsi della 73esima settimana liturgica nazionale, sono lieto di trasmettere a lei e a quanti vi prenderanno parte, accolti dalla diocesi di Chiavari, il cordiale saluto del Santo Padre. Il tema scelto per quest'anno, è bello per noi essere qui, bellezza e verità del celebrare cristiano, è indubbiamente ricco di suggestioni e carico di aspettative, perché a partire dalle parole piene di stupore dell'Apostolo Pietro sul Monte Tabor, davanti il volto luminoso del Signore Gesù, tracciano l'obiettivo della vostra iniziativa: riscoprire la bellezza evangelizzatrice della liturgia, che richiede verità di gesti e parole e conduce a una vita piena e trasfigurata. Quest'anno ricorre il 60° anniversario della promulgazione di Sacrosanctum Concilium, primo documento del Concilio Vaticano II e primo segno del rinnovamento ecclesiale che da quell'evento ha preso avvio. Giova sempre ricordare che, presentando la visione teologica della liturgia, l'esigenza prioritaria che i padri conciliari hanno individuato per promuovere la vita, per promuovere la piena, consapevole e attiva partecipazione di tutti i fedeli, è quella della formazione liturgica. Con la lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco ha inteso ribadire l'importanza della formazione liturgica per tutto il popolo di Dio, nella convinzione che la liturgia custodisce la verità che è in grado di illuminare ogni esistenza. Si tratta della verità di Dio che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Quando celebriamo con fede questo mistero d'amore, esprimendolo e condividendolo con le parole, con i gesti,
con tutta la nostra persona, ne veniamo anche noi trasfigurati. Perciò nella liturgia emerge anche la verità dell'umano, ciò che ogni donna e ogni uomo, per grazia, sono chiamati ad essere e a diventare. Una liturgia che non pone al centro l'amore di Cristo perde il suo contenuto cristiano e sfigura il volto della Chiesa. E nello stesso tempo una liturgia non bella, che non lascia trasparire la bellezza del mistero, deve ancora maturare. Forse è mossa da un certo ritualismo o dal senso del dovere, più che dalla fede e dall'affetto. Le Mirabilia Dei non possono essere espresse e celebrate che nella bellezza dei gesti umani che ne danno testimonianza. Si tratti di un segno di croce, di un abbraccio di pace, dello stare in ginocchio o del cantare un inno o una supplica. Celebrare nella bellezza è possibile quando ci anima la stupita riconoscenza per ciò che Dio ha compiuto a nostra salvezza, perché ci sentiamo amati da Lui e ci possiamo rivolgere a Lui come figli. Il Santo Padre ci ha messo in guardia dal rischio di confondere questa bellezza con un mero estetismo rituale, che spesso nasconde un po' di narcisismo in chi lo ricerca. Non si celebra per compiacere noi stessi e nemmeno per compiacere Dio, ma per rispondere al suo desiderio di noi e far spazio alla sua vita in noi. Per questo motivo è altrettanto ingiustificabile l'atteggiamento di chi confonde la semplicità con una sciatta banalità, che non fa percepire di stare alla presenza di Dio. Analogamente, è bene ricordare che non si deve cercare una bellezza trionfalistica che dimentica la via della croce percorsa da Gesù, che è sempre anche la via della Chiesa, in ogni tempo e in ogni luogo. In questo quadro risulta ancora quanto mai attuale e stimolante l'invito di Sacrosanctum Concilium a cercare una nobile semplicità dei riti e una nobile bellezza dei linguaggi artistici. Coniugare semplicità, bellezza e nobiltà sembra essere una sfida che il nostro tempo è chiamato a raccogliere. Quando celebriamo con tale stile, noi stessi diventiamo semplici, belli, nobili, ossia partecipi di quella dignità che deriva dall'essere toccati dal dono di Dio. Per questo è necessario riscoprire ogni giorno la bellezza della verità della celebrazione cristiana. Abbiamo bisogno a tal fine dell'impegno di tutti, sia sul piano della formazione, sia sul piano dell'arte di celebrare. Il contributo di questa settimana di approfondimento, tradotto nel lavoro formativo che i partecipanti svolgono ordinariamente, potrà essere un valido aiuto a tutto il popolo di Dio. Abbiamo bisogno di comunità che si lasciano muovere e commuovere dall'amore di Dio, che siano capaci di accogliere, che imparino dalla commensalità eucaristica a condividere concretamente la vita. Abbiamo bisogno di imparare a celebrare, ministri e fedeli, con quell'arte e quello stile che il Concilio ha indicato alla Chiesa, di fronte al cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di donne e uomini che assumano i ministeri che lo Spirito suscita per il bene della Chiesa, che abbiano cura della vita di fede e sappiano accenderne la scintilla nelle nuove generazioni. Abbiamo bisogno di promuovere e valorizzare l'arte per la liturgia, di aiutare gli artisti e di lasciarci aiutare da loro a narrare ai nostri contemporanei la bellezza dell'amore di Dio, che sa trasfigurare ogni situazione umana. Abbiamo bisogno di cantare salmi, inni e canti ispirati, con il cuore, nello stupore e nella gratitudine di poterlo sentire presente in mezzo a noi. Il Santo Padre, nell'inviare la sua benedizione alla Chiesa di Chiavari e al suo pastore, ai presuli, ai sacerdoti, ai diaconi, alle persone consacrate, come pure ai relatori e a tutti i convenuti,
desidera anche ringraziare tutti per le energie che nelle chiese particolari profondono a favore della liturgia e incoraggia a continuare nell'impegno affinché con convinzione e serenità possiamo tendere verso la bellezza e la verità delle celebrazioni liturgiche. Nell'unire il mio augurio e la mia preghiera per i lavori della 73ª settimana liturgica nazionale, profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'eccellenza vostra reverendissima, devotissimo nel Signore, Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. L'anno scorso siamo stati a Salerno e l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, fa il passaggio del testimone alla chiesa di Chiavari e allora ha scritto un saluto che è doveroso leggerlo. Eccellenza Reverendissima, in occasione della 73ª edizione della Settimana Liturgica Nazionale che si terrà a Chiavari e avrà quale tema bellezza e verità del celebrare cristiano, formulo a lei e a tutti i partecipanti i miei migliori auguri per una piena riuscita della manifestazione, con l'auspicio che possa offrire fecondi spunti di riflessione e azione pastorale. Unitamente a lei, ai confratelli vescovi che interverranno e agli illustri relatori, desidero altresì inviare particolarmente i miei più cordiali saluti al vescovo di Chiavari, Sua Eccellenza Monsignor Giampio De Vasini, ospitante la manifestazione nella bella e tradizionalmente accogliente città ligure. Ricordando ancora con gratitudine l'esperienza vissuta l'anno scorso a Salerno, rinnovo i miei sinceri auguri, i miei più sinceri auspici affinché ognuno dei presenti possa sperimentare in questi giorni una particolare vicinanza del Signore risorto, che con il suo spirito accompagna e guida la sua Chiesa. Di cuore benedico tutti, Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno. E dopo i doverosi saluti, diamo la parola a Monsignor Bruno Forte per la sua prolusione. Monsignor Bruno Forte è l'arcivescovo metropolita di Chieti Vasto. È stato docente della Facoltà Teologica di Napoli, sezione San Tommaso, preside della Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale, membro della Commissione Teologica Internazionale e di diversi sinodi, segretario speciale del Sinodo sulla Famiglia e prossimamente nel mese di ottobre 2023 e poi ottobre 2024 parteciperà alla 16ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi dal tema per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione, come delegato insieme ad altri vescovi della Conferenza Episcopale Italiana. È autore di numerose pubblicazioni di contenuto teologico, assai note anche a livello internazionale, tradotte anche in altre lingue. È autore anche di diversi libri di spiritualità e di anche contenuto pastorale. Vi suggerisco, nel nostro ambito, me lo permette Eccellenza, un testo dal titolo La liturgia dove l'esodo incontra l'avvento. È un testo edito da Morcelliana e può essere sicuramente utile a noi che siamo, tra virgolette, addetti ai lavori. Eccellenza, come ha detto Monsignor Maniago, lei è un nostro carissimo amico da tempo, a lei la parola. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti e grazie sin dall'inizio della pazienza che avrete nell'ascoltarmi. Veramente rendo grazie al Signore per poter condividere con tutti voi, cultori e amanti della liturgia, alcune riflessioni su questo tema, la via pulcritudinis, bellezza e verità del celebrare cristiano.
proverò a costruire con voi una simbolica cattedrale dello spirito, con un prono, tre grandi campate e un'abside. Il pronao in realtà è di fatto la bellissima citazione della esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum Caritatis che abbiamo prima ascoltato. Ma poiché è stata più volte richiamata la scena della trasfigurazione, ho pensato di accennare alla lettura rabbinica del tema dell'Adamo di luce. Come probabilmente molti sanno, in ebraico la parola luce si dice or, la parola pelle si dice chor, anteponendo alla chor di luce una lettera aspirata, zain, che curiosamente significa anche pupilla come parola. Ora, qual è il ragionamento che fanno i rabbini? Quando Dio creò l'uomo, lo creò di luce. Era l'Adamo di luce. Il peccato fece sì che l'Eterno fu costretto a mettere davanti alla or originaria, alla luce, quella aspirata che la trasforma in pelle e nasconde così la luce delle origini. Or. Quando però verrà il Messia, l'Eterno farà cadere quella spirata. Ed ecco che il Messia sarà luminoso della luce delle origini, di un nuovo inizio del mondo, dell'infinita bellezza della luce che risplende. In fondo, l'evento liturgico è quello in cui l'Eterno continua a compiere questo gesto. Toglie quella aspirata che copriva la luce di cui siamo fatti e ci ridona di volta in volta la luce che viene dall'alto, lumen de lumine, quella luce che Cristo ha portato nel mondo. Ebbene, alla luce di questo prono, io vorrei presentarvi queste tre grandi campate della simbolica cattedrale dello Spirito. La prima è quella che riflette brevemente sul rapporto fra verità e bellezza. La seconda, partendo dall'idea agostiniana di bellezza come ordo amoris, sviluppa il rapporto fra liturgia, verità e bellezza secondo la prospettiva agostiniana. E la terza, partendo invece dalla lettura tomista della bellezza come splendor veritatis, riflette su come la bellezza risplenda nella liturgia come verità che salva. Dunque, attraverso questi tre passaggi, cercherò di rispondere alla domanda che tutti ci motiva, e cioè come la riflessione cristiana sul bello, quale riflesso e splendore del vero, sperimentato e accolto nella liturgia, possa diventare scelta pastorale, itinerario per un rinnovamento della vita ecclesiale in conformità al disegno divino d'amore, rivelato e donato nel bel pastore, o poimen o kalos. Nella conclusione, che è figurata dall'abside della nostra cattedrale dello Spirito, tenterò di fare delle idee presentate materia di contemplazione e di lode, stimolando a tradurre il logos in imnos, la riflessione in lode alla bellezza e alla verità del Dio tre volte santo. Comincio dunque dalla prima campata di questa simbolica cattedrale dello Spirito. La liturgia, verità e bellezza. Certamente questo rapporto è radicato nella natura stessa dell'azione liturgica, perché essa rende presente il mistero pasquale, dove Cristo, il pastore bello, ci fa partecipi della vita divina. E quello che abbiamo ascoltato da Sacramentum Caritatis, in questo bellissimo numero 35,
è quello che a sua volta Papa Francesco ribadisce con forza nella Evangelii Gaudium, sottolineando che la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell'attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi. Dunque, la intera storia della fede proclamata, celebrata e vissuta attesta come l'azione liturgica si compie attraverso un insieme di signa sensibilia, di segni sensibili, che attualizzano nel tempo il mistero dell'incarnazione del Figlio Eterno. Ce lo dice Leone Magno con una frase forte, molto bella: quanto del nostro Redentore si è reso visibile e passato nei sacramenti. Dunque, la liturgia come una sorta di prolungamento dell'incarnazione, di sua attualizzazione nel tempo e nello spazio, per renderci partecipi di quel contatto, di quel tocco di Dio, avrebbe detto Joseph Ratzinger, che illumina e salva. Fin da subito, aggiunge Papa Francesco, la Chiesa ha compreso, illuminata dallo Spirito Santo, che ciò che era visibile in Gesù, ciò che si poteva vedere con gli occhi e toccare con le mani, le sue parole, i suoi gesti, la concretezza del Verbo incarnato, tutto di Lui è passato nella celebrazione dei sacramenti. Insomma, nella liturgia i sensi sono coinvolti quale veicolo per raggiungere i fedeli, per renderli partecipi della vita divina. Anche così risulta evidente, e la liturgia ne è la prova vivente, che il cristianesimo, lungi dall'essere una salvezza dalla storia, una fuga mundi, è una salvezza della storia, dove il divino entra e trasfigura l'umano con la grazia che in Gesù Cristo ci è stata donata. E allora ecco una prima riflessione. Che cosa fa sì che nella liturgia verità e bellezza si incontrino? La mia è una risposta molto concreta, a prima vista perfino brutale, e cioè ciò che gioca un ruolo fondamentale nella liturgia sono i sensi. Quei sensi che sono il veicolo, se volete, le porte, attraverso cui l'umano è raggiunto dal divino e a sua volta si mette in comunicazione con il Signore vivente. Una fede educata dalla liturgia, nutrita da essa e celebrata in essa, è una fede che valorizza il sensibile e l'umano in tutte le sue espressioni. Perché quel Figlio venuto fra noi si è servito di questi canali. Attraverso l'udito ci ha comunicato la parola di vita, attraverso il tatto si rende percepibile nei gesti sacramentali e nelle opere di carità, si fa nostro cibo offrendosi al gusto nel pane di vita e nel vino salutare, attraverso l'olfatto ci fa assaporare il suo profumo, il profumo di Cristo. Pensate all'odore del crisma, dell'incenso, dei fiori, si lascia contemplare attraverso la vista che guarda le immagini del divino rappresentate dall'arte o i gesti compiuti nella liturgia e attraverso i sensi, insomma, il dono della verità divina raggiunge chiunque l'accolga con fede. Dunque, dalla liturgia nasce con sempre nuova freschezza un popolo di cristiani adulti, chiamati a fare esperienza della bellezza di Dio, a sperimentare il tocco di Dio che cambia il cuore e la vita. Permettete qui che io citi un testo di una persona a cui sono stato molto legato e che ho avuto la grazia di accompagnare all'ordinazione sacerdotale nella Chiesa Cattolica. Parlo di Frère Max Thurian, il teologo dell'Eucaristia,
confondatore di Tese. Ebbene, Max nella sua giovinezza, appena 26 anni, aveva scritto un piccolo libro che è un autentico gioiello. Il libro si intitola così: Joie du ciel sur la terre, introduction à la vie liturgique. Gioia del cielo sulla terra, introduzione alla vita liturgica. Ebbene, in questo piccolo libro egli sottolinea come nella liturgia, facendo esperienza della bellezza di Dio, sperimentiamo la gioia di sentirci amati e diventiamo capaci di un amore che viene dall'alto, ma che trasfigura ed accende la fragilità del nostro essere umani. Ecco allora questa idea centrale. Nella liturgia Dio viene a toccarci attraverso i sensi, ed è attraverso di essi che ci trasmette la bellezza del suo amore infinito. Peraltro è quanto Papa Francesco afferma nella lettera, lo dico con sincerità, veramente molto bella, Desiderio desideravi. Dice così: la liturgia non ci lascia soli nel cercare un'individuale presunta conoscenza del mistero di Dio. La liturgia ci prende per mano, insieme, come assemblea, per condurci dentro il mistero che la parola e i segni sacramentali ci rivelano, e lo fa coerentemente con l'agire di Dio, seguendo la via dell'incarnazione, attraverso il linguaggio simbolico del corpo che si estende nelle cose, nello spazio e nel tempo. Ancora una volta la liturgia ci fa capire come la corporeità, la fisicità, la storicità nelle sue espressioni più concrete sono il veicolo e il luogo della presenza di Dio. Come non citare, specialmente oggi, celebriamo Sant'Agostino, un'espressione bellissima delle confessioni. Quando Agostino, e siamo nel capitolo, nel libro decimo, scusate, delle confessioni, scrive così: che cosa amo quando amo te, Signore? Amo una sorta di luce, voce, odore, cibo, amplesso nell'amare il mio Dio. La luce, la voce, l'odore, il cibo, l'amplesso dell'uomo interiore che è in me, dove splende alla mia anima una luce non avvolta dallo spazio, risuona una voce non travolta dal tempo, olezzo un profumo non disperso dal vento, dove è colto un sapore non attenuato dalla voracità, dove si annoda una stretta non interrotta dalla sazietà. Questo amo quando amo il mio Dio. È bellissima questa testimonianza di un innamorato che dice come l'amore all'Eterno che ha afferrato il suo cuore e la sua vita è tutt'altro che disincarnato, è invece un'esperienza che lo prende totalmente, lo trasforma attraverso i sensi. Ed ecco allora che la tradizione teologica e spirituale ha elaborato quella bellissima dottrina dei sensi spirituali. Io credo che senza tener presente questa tradizione non si capirà mai fino in fondo il valore straordinario che la liturgia ha avuto ed ha nella vita della Chiesa. Che cosa sono i sensi spirituali? Sono quei sensi, i nostri sensi, che toccati dall'azione dello Spirito Santo diventano il luogo e lo strumento dell'azione di Dio in noi. Grazie a questo tocco dello Spirito, i sancta, cioè i segni eucaristici, l'olio dell'unzione, l'acqua lustrale e così via, diventano trasmissione del Santo che a sua volta ci rende partecipi della santità sua. Sono i tre significati dell'espressione communio sanctorum,
che sin dai tempi più antichi la Chiesa utilizza per definire se stessa. La Communio Sanctorum è in primo luogo la Communio Sancti, è lo spirito che unifica la Chiesa, che passa attraverso i sancta, cioè i segni sensibili della liturgia, e genera quella comunione dei santi, cioè quell'unità delle donne e degli uomini in Cristo nello Spirito, che fa della Chiesa l'icona della Trinità del tempo. Ma sottolineo, tutto questo avviene attraverso i sensi toccati dallo Spirito, i sensi spirituali, come li chiama la tradizione cristiana. Che cos'è questa se non la meravigliosa syncatabasis, cioè accondiscendenza di un Dio che viene attraverso le vie della nostra quotidianità a raggiungerci e a trasformare la nostra vita. Ecco, questa è la vera bellezza della liturgia. È un incontro d'amore in cui l'amato si rende presente e proprio così trasforma la nostra povertà nella sua luce. È quello che, ad esempio, uno dei grandi mistici della Chiesa, San Giovanni della Croce, esprime nella sua bellissima poesia della Noce Oscura. Dico queste parole, una strofa della Noce Oscura, che potrebbero sintetizzare in profondità l'esperienza liturgica. O noce más amable que alborada, o notte più amabile dell'aurora, o noce che juntaste, amado con amada, amada e nell'amado trasformata. O notte più amabile dell'aurora, o notte che hai congiunto, l'amata con l'amato, l'amata nell'amato trasformata. Questa è la liturgia. E questo incontro d'amore dell'amato con noi. Ed ecco perché la liturgia non può essere vissuta se non nello stupore, quello stupor che continuamente è stato sottolineato dalla tradizione teologica e spirituale e che Papa Francesco ha fortemente sottolineato come esperienza del tocco di Dio, della sua presenza come bellezza e verità. Quali sono allora i due grandi sviluppi che questa riflessione avrà nella tradizione cristiana? Possiamo dire che la riflessione cristiana sulla bellezza, che ora io applicherò alla liturgia, si è espressa in due grandissimi maestri, Agostino e Tommaso. L'idea di Agostino è l'idea classica della bellezza, la bellezza come proporzione, armonia, come forma. In latino, come sappiamo, bellezza si dice, bello si dice formosus, cioè che ha forma, armonia. E accanto a questo l'altra bellissima idea, ripresa e approfondita da Tommaso d'Aquino, la bellezza come fulgore, splendore, che ci raggiunge, ci tocca e ci cambia. Ecco, nelle due parti seguenti io riprendo queste due concezioni della bellezza e mi sforzo di capirle alla luce della liturgia. Anzitutto la concezione agostiniana. C'è un libro che consiglierei, molto ricco, di Chol, Dio e il bello in Sant'Agostino, in cui egli ci fa capire che Agostino, durante tutta la sua vita, prima e dopo la conversione, si è occupato di un unico tema, la bellezza, perché vedeva in questo tema la via umana per accedere a Dio e la via divina per accedere all'uomo. Che cos'è dunque la bellezza per Agostino? Possiamo dirlo già con le parole iniziali di quel bellissimo testo del libro decimo delle Confessioni. Tardi ti amai, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti amai. Che cosa Agostino ci sta dicendo della bellezza in queste parole scaturite dal suo cuore di
innamorato di Dio, toccato dalla grazia. La prima cosa che colpisce è che Agostino dà del tu alla bellezza. Cioè per Agostino la bellezza non è qualcosa. Sero te amavi, tardi ti ho amato te, bellezza, tanto antica e tanto nuova. Dunque la bellezza ha un carattere personale, dialogico. La bellezza non è qualcosa che tu possiedi, ma qualcuno che ti possiede. Qualcuno che ha raggiunto il tuo cuore, la tua vita. Io non sarei quello che sono se non fossi stato raggiunto e toccato da Dio e dalla sua bellezza nel momento della mia conversione e in cui ho scoperto la mia vocazione, quella che quasi 60 anni fa mi ha portato poi a diventare sacerdote e ora essere anche vescovo. Dunque, il tu rivolto alla bellezza. La seconda cosa che Agostino afferma è che questa bellezza è divina, perché solo Dio è tanto antico e tanto nuovo. Cioè è una bellezza eterna, ma sempre viva, degna di un amore assoluto. Dunque la bellezza è qualcuno, non qualcosa, la bellezza è il tu divino che viene a noi. Quel tu che si manifesta certamente nelle sue creature, ma bellezza prima e ultima si è manifestata nel figlio dell'uomo fatto uomo per noi. Ecco allora che la bellezza di Dio ha raggiunto Agostino attraverso la via dei sensi, in modo particolare letta alla luce dell'incarnazione del Figlio, del Verbo. Tutto il suo cammino è un cammino dalla bellezza alla bellezza, dal penultimo all'ultimo, per ritrovare il senso e la misura della bellezza di tutto ciò che esiste nel fondamento di ogni bellezza. Troviamo ancora nelle confessioni questa bellissima domanda. Non è forse vero che noi non amiamo che il bello? Noi possiamo amare soltanto il bello. Ebbene, se questo è vero, la forza di attrazione della bellezza è quella dell'amore. E l'ordo amoris, il mondo del bello. Agostino allora pone la domanda, ma perché ci attira tanto l'amore che si esprime, si offre, ci raggiunge nella bellezza? Siamo noi che lo percepiamo o è il bello che viene a noi? Guardate che questa è la domanda fondamentale di Agostino, su cui si gioca il discrimine fra una visione umana, solo umana, se volete, gnostica del mondo, e una visione invece che si apra alla sorpresa di Dio e dal suo avvento. Agostino, uomo che fino in fondo ha sperimentato l'oggettività di quella luce venuta dall'alto, sceglie senza esitazione la seconda via. Il bello non è bello perché piace, ma il bello è bello perché è bello. Cioè, il bello è un dono dall'alto, è una luce che viene da Dio e ultimamente dalla Trinità, eterno evento dell'amore. Guardate queste frasi di Agostino. Ecco, sono tre: l'amante, l'amato, l'amore. Nella Trinità si trova la fonte suprema di tutte le cose, la bellezza perfetta. Vedi la Trinità se vedi l'amore. Dunque la bellezza ci attrae perché ci offre l'amore che ispira l'intero movimento di ritorno del creato al creatore. La bellezza dell'amore infinito apparso in Gesù suscita l'amore alla bellezza che di grado in grado fa percorrere all'uomo la via che porta alla gioia di Dio tutto e in tutti. Ebbene, la liturgia è annuncio, celebrazione e dono di questo amore. Ed è questo che rende la liturgia l'evento
in cui sul Sacro Monte ci viene rivelata, donata la teofania di Dio. Voi sapete che nella Bibbia tutte le teofanie avvengono sul monte, e questo è anche il motivo per cui nella tradizione cristiana l'altare è sempre sopra dei gradini che devono far memoria del monte al quale bisogna scendere. Ebbene, su questo monte è Dio che viene a noi, è il pastore bello che ci trasforma. Come ci trasforma? Ecco una frase totalmente agostiniana, inserita anche in alcuni inni della liturgia. Novi novum canamus canticum. Noi cantiamo il cantico nuovo perché siamo stati fatti nuovi, toccati dalla bellezza di Dio, trasformati da questa bellezza. Dunque, l'ordine e la disciplina liturgica non sono altro che custodia della bellezza, al servizio di una fedele e irradiante attualizzazione dell'amore. Scrive Pavel Florensky, questo grande scrittore russo su cui tanto abbiamo da dire, la verità manifestata è l'amore, l'amore realizzato è la bellezza. Nella liturgia è questo splendore dell'Eterno, è questa bellezza che ci dona pace, armonia, comunione. Dunque la visione agostiniana fa della bellezza il luogo in cui la proporzione, l'armonia si realizza, della liturgia il luogo in cui la comunione ecclesiale si fonda, si esprime, si nutre, e proprio per questo la liturgia ci dona gioia e pace. Agostino dice lì, cioè nella liturgia eterna, di cui quella terrestre è anticipazione, ci riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. Ecco ciò che sarà alla fine, senza fine. Questo è un primo quadro, la bellezza come forma, armonia, pace, accanto al quale si congiunge una seconda visione, che sarà quella dominante nel secondo millennio cristiano. Qua mi rifaccio non solo a quel bellissimo studio di Umberto Eco sulla estetica di San Tommaso d'Aquino, la sua tesi di laurea, che lui non ha mai rinnegato, anzi ha ripubblicato dopo molti anni senza minimamente cambiarla. Ma mi rifaccio alla convinzione che questa visione della bellezza che Tommaso fa sua sarà poi quella che ispirerà addirittura il moderno, fino agli esiti del secolo ultimo. Cioè una visione che in tante versioni, religiosa, teologica, spirituale, ma anche laica, perfino, come dire, uso un'espressione grossa, atea, ha poi percorso l'intera storia dell'Occidente. Ebbene, questa definizione della bellezza la prendo in modo particolare nella pars prima della Summa Theologiae. Tommaso, come sapete, ha strutturato la Summa in maniera geniale. La Summa è fatta di tre movimenti: l'exitus ad Deo, il reditus ad Deum e all'incontro dei due movimenti Cristo. Quindi è una visione organica, estremamente luminosa, chiara. Ebbene, questa visione Tommaso la porta anche nella concezione della bellezza. La sua tesi è questa: la bellezza ha a che fare con ciò che è proprio del figlio. Traduco il linguaggio secco della sua scolastica in questi modi: se vuoi capire che cos'è la bellezza, contempla Gesù, ama il Cristo. È lui la vera scuola della bellezza. Ma perché in Gesù, il Cristo, la bellezza si manifesta e si dona? Per questi tre motivi. Primo, nel Cristo c'è l'integritas, la totalità dell'amore divino. Dio non avrebbe potuto darci più amore di quanto ci ha dato in Gesù. Dunque, se sei un assetato di bellezza, un assetato d'amore, sappi
che troverai al massimo livello, nel grado più profondo, la bellezza e l'amore nel verbo fatto carne. Ma questa integritas, questa totalità, si esprime con due vie, dice Tommaso, negli stessi articoli, primo questo 73, articolo 1c, la proporzio e la claritas. Finché parliamo di proporzio, Tommaso non fa altro che riprendere Agostino. La bellezza è armonia, è pace, è comunione. Quando celebriamo una liturgia bella, cresciamo anche nel nostro essere uno, nell'amore dei tre che sono uno. Ma accanto alla proporzio, Tommaso sviluppa l'altro motivo, quello che in Agostino era assente, anche se un piccolo accenno lui lo ha nel De Trinitate, e cioè il motivo della claritas. Che cos'è la bellezza come claritas? Non è una bellezza armonica, pacificante. La claritas è come una folgore, una luce che ci trapassa da una parte all'altra. È qualcosa che noi non afferriamo, ma che ci tocca, trasforma, cambia. Potremmo dirlo con un'espressione bellissima che io traggo dall'Inno delle Lodi del lunedì della terza settimana. Splendor paterne gloria, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. O splendore della gloria del Padre, luce della luce, luce della luce sorgente della luminosità, giorno che illumini il giorno. La claritas è lo splendore che illumina l'intelligenza, il tutto che ci raggiunge, ci tocca, ci trasforma, perfino ci travolge e ci cambia. Dunque non c'è solo una visione pacificante della bellezza, c'è una visione della bellezza, esprimo il termine e poi cerco di chiarificarlo, agonica. Cioè c'è una bellezza che è lotta, che è passione, che è tormento. Non è solo la bellezza che ti acquieta, ma la bellezza che ti rapisce, ti incanta, ti ferisce. È quello che, per esempio, Tommaso esprime nell'Adoro te devote. Che cosa dice in realtà Tommaso in questo testo straordinario? Il Dio nascosto si offre nei segni sacramentali, lasciandosi contemplare in essi come l'approdo a cui il cuore di chi crede può totalmente abbandonarsi in un'unione di vita piena e bella, come può essere solo quella in cui l'infinito si fa piccolo per essere toccato da noi. I sensi sono rapiti dall'esperienza della fede che risponde all'ascolto della parola. E questa partecipazione nel tempo della bellezza divina è pegno, anticipo e promessa della bellezza eterna. Jesu, quem velatum nunc aspicio, oro fiat illud quod tansitio, ut arte revelata cernens face, visus in beatus tue gloria. Dunque la meditazione di Tommaso sulla bellezza unisce due mondi, l'anima greca, che coniuga il molteplice all'ordinata presenza dell'uno, e l'anima ebraico-cristiana, con la sua fede nel Dio entrato nella storia, che irrompe nella notte del tempo come luce, come fuoco divorante, che parla le parole degli uomini e stringe alleanza con loro, fedele alle promesse fino al farsi carne del Figlio. A definire il bello, ecco l'espressione sintetica della seconda alla questio 145, l'articolo 2, dice: a definire il bello concorrono sia la luminosità che la proporzione dovuta. Tommaso, punto d'incontro delle due anime cristiane. E sarà lungo questa via che nascerà la parola che poi avrà successo nelle lingue romanze. Perché noi diciamo bello il bello? Ce lo spiega Tommaso. Perché la bellezza non è altro che l'infinito bene, il bonum, che si è fatto piccolo per essere toccato e amato da noi. Bonicellum,
Ed ecco che da Bonicellum nasce la parola bello. Il bello non è altro che un bene piccolo che si è concentrato per essere amato, per raggiungerci. Oserei dire il bello è il minimo infinito, cioè l'infinito che si consegna nella fragilità di un segno, di un gesto, di una parola, esattamente come avviene nella liturgia. Ed ecco perché non esito a concludere che anche per Tommaso la grande scuola dove lui ha imparato a conoscere il bello, a definirlo come Bonicellum e a cogliere la luce, ma anche la pace che la bellezza dona, è stata la scuola della liturgia. Ecco perché ho voluto citare la Doro Te Devote, che nasce proprio dall'esperienza liturgica del sacrificio pasquale attualizzato nell'Eucarestia e dalla adorazione che è preparazione e prolungamento di tutto questo. Come vi avevo annunciato, alla fine di questa cattedrale dello Spirito, col prono, rapporto fra verità e bellezza nella liturgia, la prima campata, la tradizione agostiniana, la bellezza come forma e dunque armonia e pace, e la tradizione tomista, la bellezza come splendor, come claritas, e dunque come trafittura d'amore, a conclusione di questo cammino, una sorta di abside finale, dove il logos vorrebbe diventare hymnos. Come vivo questo passaggio? Ho scelto di viverlo con una grande innamorata della liturgia, Raissa Maritain, la moglie di Jacques, che come sapete, come lui, era arrivata dall'ateismo alla fede. Jacques era protestante, diventa cattolico, Raissa viene dalla tradizione ebraica, si apre alla fede cattolica. Ebbene, Raissa scrive, fra le sue poesie, una lirica bellissima, che si chiama Transfiguration, una lirica che evoca esattamente il potere trasformante e vivificante che ha l'incontro col Dio vivente vissuto nella celebrazione liturgica, lei che quotidianamente viveva di Eucarestia. Dice così: quando t'avrò vinto, o mia vita, o mia morte, quando t'avrò vinto, amore, e sarò fatta conforme all'amore eterno, come un uccello che batte le ali, che discioglie nel suo volo i legami della terra, quando t'avrò vinto stile fascino della felicità. Ecco un primo dato. In realtà l'incontro con la bellezza è agonico, è una lotta. Una lotta dove vince chi perde, cioè perdendo con la lotta con Dio vinciamo. E allora, quando t'avrò vinto mia vita o mia morte? Continua Raissa, allora avrò conquistato la mia libertà celeste, quando avrò sconfitto la gioia e lo sconforto, quando avrò superato le vie dei desideri e avrò scelto il cammino più duro. La liturgia è una lotta dove occorre perdere. Occorre che il desiderio, che è l'anima profonda della liturgia, peraltro sapete che desiderio viene da desideribus, dalle stelle, in cui gli aruspici leggevano le sorti. Ebbene, questo desiderio che anima la liturgia si scontra con l'apparente silenzio a volte di Dio o con la sua parola che a volte viene a giudicare, a contestare le nostre presunzioni e certezze. Quando avrò scelto il cammino più duro. La liturgia è notte e luce, come il cielo notturno sconfinato e puro, nell'armonia vera di tutte le stelle, sarà il mio cuore nell'armonia della grazia. Ma vedete com'è bella la conclusione. Alla fine di questa lotta, di questa liturgia di passione e d'amore, di sconfitta e di vita, ma ti avrò salvato, amore. Di te avrò salvato la vita e non la morte, e t'avrò incontrato felicità
dopo aver dato al mio Signore tutto di me stessa. Nella liturgia non ci si può consegnare metà, o ci si dà totalmente, ci si lascia totalmente afferrare, o non la si vive, come un vascello fortunato che rientra nel porto col suo carico intatto, approderò in cielo col cuore trasfigurato, recando offerte umane e senza macchia. Anche questa conclusione è bellissima, perché ci fa capire che la festa del cielo non è altro che una liturgia eterna in cui continuare a offrire il sacrificio, il nostro, quello di Cristo, nella gioia e nella gloria senza fine del Padre in eterno. Grazie. Grazie a te.